però il portiere bianconero Buffon. Ancora Zárate sulla destra, vedete, tenta il tiro fuori, si rammarica l'argentino, finalmente la Juventus, Giovinco, cross, Kolarov di testa, anticipa Iaquinta. Poi un tentativo proprio di Vincenzo Iaquinta, serve Trezeguet, si gira bene, destro però centrale, para in due tempi l'uruguaiano Muslera. E poi eccoci al 38° minuto, Kolarov disturbato scende sulla sinistra, Zárate mira, palla a giro, beffato Buffon, bellissimo gol dell'argentino della Lazio al 14° gol stagionale, al secondo in Coppa Italia, una vera prodezza. Lazio dunque in vantaggio per la gioia degli oltre 3.000 tifosi accorsi alla vecchia guardia. Camoranesi al cross, coi pugni vola il portierino laziale Muslera. L'esplosività di Zárate, guardatelo contro gli avversari, sinistro, un metro scarso a lato sul palo sinistro di Buffon. Sesto minuto, Kolarov, non è la prima volta ci prova, gran sinistro. Palla deviata lievemente da Grigera, Buffon sfiora il pallone ed è la rete del 2-0. Alexandre Kolarov, 24 anni, serbo di Belgrado, l'orgoglio bianconero, il colpo di testa di Trezeguet, ci arriva Muslera. Poi ancora De Ceglie, il braccio di Siviglia che però aveva le braccia attaccate al corpo, quindi non era rigore. L'amarezza di Iaquinta sostituito dal Del Piero, è il quarto d'ora della ripresa. E subito il 18° Camoranesi, cross Del Piero, evita De Silvestri che era entrato da poco al posto di Brocchi e fionda sotto la traversa di sinistro, l'1-2 Juventino. 18° sigillo stagionale, secondo in Coppa Italia per Del Piero, poi il palo di Nedved, un'azione tutta della vecchia guardia, Camoranesi Del Piero. E poi questo contrasto con Kolarov di Camoranesi che si lascia andare con l'arbitro bolognese Rizzoli, protesta, prima l'ammonizione. E poi il cartellino.